Benvenuti a questo video nel quale vedremo rapidamente il funzionamento di StoryMap, che è uno strumento online gratuito il quale consente di mappare delle storie attraverso dei luoghi geografici. Si avvale del motore di Google Maps e infatti lo strumento è gratuito, ma occorre avere un account Gmail per utilizzarlo al meglio. Vediamo ora come funziona. Questa è l'home page del sito. Non occorre direttamente una registrazione, occorre però di essere loggati con un account Gmail. E infatti noi clicchiamo su Crea una storia tramite mappe e infatti ora vedete che StoryMap mi chiede di poter fare il login col mio account Google. Io abilito questa possibilità e mi trovo subito davanti eventuali altri progetti se li ho sviluppati, altrimenti clicco su New. Ecco qui. Titolo, ipotizziamo un viaggio in Germania, viaggio in e poi Crea. Ecco qua. Questa è la schermata iniziale e sarà praticamente sempre così il nostro lavoro. Allora, per prima cosa ci troviamo di fronte alla copertina, headline, e qui scriviamo viaggio in Germania. Sotto possiamo scrivere le motivazioni didattiche che sono dietro questo progetto e questa è l'immagine di copertina. E StoryMap mi chiede l'URL, cioè l'indirizzo. Io ho scelto questa immagine ha un URL univoco, lo salvo. Lo inserisco, ecco qui, e questa immagine ora verrà caricata e fungerà da copertina. Oppure se è un'immagine mia, ed è molto probabile che in StoryMap sia una mia immagine, perché magari questa immagine è stata scattata da me, scelgo Upload immagine. Qui volendo posso mettere credit e caption, cioè chi ha scattato, sviluppato la foto e un'eventuale didascalia. In questo caso, essendo una copertina, non mi interessa. E clicco su Salva. Ecco qui. Ora sono pronto per creare le tappe del viaggio. Immaginiamo di creare con StoryMap un viaggio per Berlino, Amburgo e Monaco in Germania. Quindi io clicco su Add Slide. Ecco qua. E questa slide mi chiede qual è la tua prima destinazione. E io inserisco Berlino, Germania. Eccola qua. La mappa verrà ora caricata. Qui è rimasto in memoria viaggio in Germania, ma ora devo modificarlo perché sono a Berlino, quindi scrivo Berlino. Volendo, nel testo sotto Berlino inserisco due parole tratte da Wikipedia o anche da un mio testo. Ecco qua, le incollo. Poi scelgo un'immagine, magari di Berlino. Quindi ecco, in questo caso prendo questa immagine. Visualizza come sempre questa immagine, prendiamo questa ad esempio, oppure un'immagine, forse ecco, questa è più significativa, visualizza immagine, eccola qui, io la inserisco come media e poi salvo. Ecco qui, comincio a vedere anche sopra nella mappa, piano piano, il mio percorso. Ora aggiungo un'altra slide, stavolta immaginiamo di muoverci altrove, a muoverci per esempio verso Amburgo. Quindi io scrivo qui Amburgo, anche in questo caso inserisco un breve testo su Amburgo, naturalmente qui l'ideale è farlo inserire ai ragazzi attraverso una propria narrazione, visto che può essere uno strumento di storytelling geografico. Stavolta inserisco naturalmente un'immagine di Amburgo, per esempio questa, eccola qui, copia l'indirizzo dell'immagine e ora la inseriamo qui e qui scriviamo Amburgo. Ora ecco qui, Germania. Ora le tappe del nostro viaggio anche dalla mappa cominceranno a vedersi. Io clicco su Salva. Se voglio cominciare a vedere il profilo che sta assumendo il mio viaggio con StoryMap, clicco su Preview. Ecco qua. Ecco
Se io clicco sulle slide che finora ho composto, vedrò il percorso che sto facendo. Eccolo qui, viaggio in Germania. Ecco, questa è l'immagine di base di Storymap. Nella parte sinistra vengono elencate tutte le tappe, finora noi abbiamo elaborato solo Berlino e Amburgo, che possono essere subito navigate da qui, cliccando col mouse, l'immagine di copertina che abbiamo scelto, e poi Start Exploring. Noi clicchiamo ed ecco la prima immagine. Sulla mappa ci si è mossi in automatico, la destinazione è stata Berlino, qui c'è il testo inserito dal docente o dallo studente, e la foto che abbiamo scelto di copertina per Berlino. Amburgo, ecco che la mappa si muove in automatico e passa per Amburgo. Ora, questa vediamo è la preview, clicchiamo di nuovo su Edit, vale a dire modifica, e stavolta immaginiamo di andare a Monaco. Terza slide, Monaco. Come vedete in memoria, eccolo qui. Terza slide, Monaco. Nella mappa scriviamo Monaco, Monaco di Baviera. Come vedete, nel testo rimane sempre l'etichetta precedente, quindi occorre sempre avere la cura di cancellarla e di inserire la nuova. Io scrivo semplicemente Monaco testo. Allo stesso modo, qui abbiamo un'immagine che è della precedente di Amburgo, quindi va rimossa e inserita l'etichetta. Questo è il funzionamento di Storymap. Ora, dalle opzioni si può modificare qualcosa nell'apparenza, soprattutto della mappa, e se io le clicco, salvo innanzitutto il mio lavoro, e poi se clicco Option, esce un menu nel quale io posso scegliere anche lo stile della mappa. In questo caso, infatti, se vedete è uno stile abbastanza neutro, bianco, che è piuttosto chiaro, però non dà le indicazioni geografiche, non è menu di tipo satellitare, per esempio. Può non piacerci questo stile, in questo caso dalle opzioni si può modificare. Se io ho realizzato più di un viaggio, più di una narrazione multimediale attraverso Storymap, la rintraccio attraverso My Map. Ecco qui tutti i miei lavori. Questi sono, ecco qui, altri lavori. Tanto per vedere degli esempi, questo è un altro storytelling, dove si è immaginato un viaggio tra Venezia, Udine, Gorizia, per esempio. Come vedete, peraltro, è possibile anche, oltre che etichette di immagini, inserire anche dei video. E ora andiamo a vedere come implementarli. Ecco, in Trieste è stato aggiunto un video. Vediamo come si fa. Noi riprendiamo le mie mappe, andiamo nel nostro lavoro che è Viaggio in Germania. Eccolo qui. Di Monaco non vogliamo semplicemente inserire un'immagine. Noi andiamo su YouTube, scriviamo Monaco di Baviera, prendiamo un video che ci interessa, un video magari anche fatto da noi, copiamo il link e stavolta nell'etichetta dove c'è scritto URL to your media, noi non inseriamo l'URL di un'immagine ma di un video. Ecco, lo incolliamo. Salviamo, ecco qui, i nostri lavori e ora quando facciamo la preview vedremo che nel nostro viaggio in Germania si partirà da Berlino, si passerà per Amburgo, dove c'è sempre solo un'immagine, e si arriverà a Monaco, dove, se vedete, c'è un video che può essere direttamente lanciato da Storymap. A cosa può servire Storymap? Soprattutto per la documentazione di un viaggio di istruzione. I ragazzi scattano le foto, quindi possono ecco qua, nella descrizione della tappa inserire la tappa che hanno visitato. Qui mapparla tramite Google Maps, inserire un testo scritto da loro e un'immagine realizzata da loro. In questa maniera Storymap riesce a ripercorrere, e lo si vede benissimo nella immagine iniziale, riesce a ripercorrere le tappe di un viaggio attraverso la multimedialità e la geolocalizzazione. La multimedialità è ad opera dei ragazzi, perché hanno prevedibilmente loro sviluppato foto e video.
Invece la geolocalizzazione è scelta dai ragazzi, ma si muove sul motore di Google Maps.